di Arti e di Mestieri. È un progetto curato dall'Opera Sante de Sanctis con la Fattoria Sociale Villerelli di Castelnuovo a Vomano ed è rivolto ai ragazzi e ragazze con disabilità, in particolare con disturbo dello spettro autistico, dai 15 anni in su. Si tratta di un ciclo di laboratori che si terranno ogni venerdì dalle 15 alle 19, dal 5 marzo al 10 dicembre 2021, negli spazi della Fattoria Sociale Villa Airelli. Ma cosa impareranno questi ragazzi in concreto? Lo spiega bene Marco Valerio De Sanctis, presidente dell'Opera Santa De Sanctis e discendente del fondatore. Villa Airelli è una fattoria sociale e di conseguenza partiremo dal semplice orto e quindi riscoprire quelle attività agricole, per passare ai laboratori di cucina, per passare al teatro, che è naturalmente una trasposizione della vita, e altri laboratori, tra cui la lavorazione della lana, la preparazione del formaggio, la lavorazione del legno. Saranno gratis questi corsi? C'è un piccolo contributo da parte delle famiglie, ma veramente modesto. Il restante impegno finanziario viene messo dal Comune di Teramo, la Fondazione di Tercas che si è resa disponibile e poi Opera Sante De Sanctis finanziamo questo progetto. L'iniziativa di Arti e di Mestieri è patrocinata e supportata anche dal Comune di Teramo e dalla Fondazione Tercas. Chiaramente il nostro è un'idea di sperare in un futuro per questi ragazzi che purtroppo arriveranno a una certa età e non avranno più l'aiuto di nessuno, dello Stato. E quindi abbiamo pensato a questi laboratori, intanto per tenere questi ragazzi insieme, per farli sperare anche di avere un lavoro, di imparare un lavoro per il loro futuro. Infatti, oltre a questi laboratori, dove come comune chiameremo tramite il sociale, tramite il nostro assessore De Sanctis, tutti i ragazzi con problemi di disabilità, e a cui daremo anche un contributo per partecipare a questi laboratori. L'Opera Sante De Sanctis è un'associazione per la terapia e la riabilitazione dei portatori di handicap psicofisici, fondata nel 1898 da Sante De Sanctis, pioniere della neuropsichiatria infantile in Italia.